Una domandona difficile da rispondere oggi. Cercherò di essere un po' come Harry Potter, fare expecto patronum e di rispondere alla vostra domanda, che poi penso sia una croce per tutti quelli che cercano di perdere peso ma non ci riescono. Per cui rispondiamo alla domanda: perché non dimagrisco? Bentornati su Health Me Food, io come sempre sono Pasquale, il vostro nutrition e lifestyle coach. Oggi volevo addentrarmi in un argomento molto, ma molto difficile, e cioè la questione di come mai molte persone, soprattutto se sono a dieta, non riescono a perdere peso, magari dopo un breve periodo di tempo nel quale erano stati invece in grado di perdere un bel po' di peso e abbastanza velocemente. Ma dopo un poco tutto questo si ferma. Oppure chi ci si mette d'impegno e non vede nessun risultato, magari arrivare neanche dall'inizio. In realtà si tratta di un argomento abbastanza complesso da capire, solo per le circostanze e per la teoria che ci sta sotto, ma che una volta che accalappiate i concetti che ci sono sotto diventa abbastanza semplice da fare. La risposta a questa domanda, e cioè perché non riesco a perdere peso, ha una risposta facile che adesso vi do, ma che logicamente vi spiegherò lungo tutto il video, nel quale vi darò alcune dritte su come arrivare al risultato che volete raggiungere, e cioè appunto perdere peso. La mia risposta è che non vi conoscete. Non vi conoscete, proprio così. Non conoscete voi stessi, per cui non potete perdere peso in maniera equilibrata. Prima di mettere su un piano alimentare, se proprio siete così cocciuti da volerlo fare da soli, senza l'aiuto almeno iniziale, per i primi 2 o 3 mesi da parte ad esempio di un nutrizionista o di un dietologo, è necessario che vi conosciate al meglio. Ora vi spiego cosa intendo, ma come sempre volevo fare un appunto. Se proprio decidete di fare da soli, mi raccomando, fate tutto con estrema cautela e senza esagerazioni. Cose fatte male possono portare solo all'effetto contrario. Se inoltre soffrite già di patologie particolari, oppure se vi trovate in stati particolari, come ad esempio una gravidanza, beh, in quel caso non dovete fare assolutamente da soli. Fatevi per favore seguire da un nutrizionista o da un dietologo, o magari consultate il vostro medico di fiducia. Bene, fatta questa premessa, ritorniamo alla mia risposta di poco fa, e cioè che non vi conoscete, per cui dovete conoscervi meglio. Cosa intendo? Che ogni organismo è diverso. Questo è uno dei motivi per cui le diete funzionano su molta gente, ma non su tutte le persone. Questo è uno dei motivi per cui alcune diete funzionano con me, ma non con altri. Questo è uno dei motivi per cui c'è chi mangia tanto e non ingrassa, e c'è chi mangia pochissimo e tende invece a mettere peso subito. La conoscenza del vostro corpo e di come funziona e come reagisce al cibo è una questione basilare da affrontare per essere in grado di mangiare bene, ma di non prendere troppo peso. Partiamo da un concetto di base: le calorie che il nostro corpo consuma sono fatte da una parte fissa e da una variabile. Per cui la conoscenza di questo parametro è fondamentale per conoscere noi stessi. Infatti, per quanto se ne possa sentire in giro, l'unico modo per dimagrire è un leggero deficit energetico, e cioè bisogna introdurre meno calorie di quelle che se ne consumano. So che può sembrare troppo esemplificativo, ma se il vostro obiettivo è quello di una perdita di peso, l'unica via da percorrere è questa. Ma come ho detto in molti video, non bisogna avere fretta. Un eccessivo deficit calorico ottiene solo l'effetto opposto. Questo perché si crea un forte scompenso fra la perdita di adipociti, cioè la cosiddetta massa grassa, e di miociti, per cui la massa magra, in pratica le vostre fasce muscolari. In generale, durante la fase dimagrante, almeno il 75-80% di peso perso dovrebbe essere al carico della massa grassa e solo il restante 20-25% a carico della massa magra. Ricordate che più massa muscolare abbiamo, e per cui più massa magra abbiamo, più il nostro metabolismo basale sarà elevato e veloce, perché avremo necessità di più energie per vivere. Ma questo discorso lo vedremo a breve. Le calorie che dobbiamo eliminare dalla nostra alimentazione in modo da non andare incontro a un deficit energetico troppo importante, che possono scatenare reazioni indesiderate, non dovrebbe essere al di sopra del 15% circa rispetto al nostro fabbisogno energetico totale. Per cui, per fare un esempio, se aveste un metabolismo totale di 2000 kcal al giorno, non dovreste mai andare sotto le 1700 kcal giornaliere. Questo porta a due grossi vantaggi. Il primo, il vostro organismo non va incontro a delle variazioni eccessive dal punto di vista metabolico, per cui non vede un'emergenza in corso. Se così fosse, quello che il cervello farebbe sarebbe di abbassare ulteriormente il vostro metabolismo basale al di sotto di una certa soglia, in modo da non compromettere le vostre funzioni vitali. Facendo ciò si evita che anche il cervello possa mettersi a convertire le calorie ingerite sotto forma di tessuti adiposi, da usare ad esempio come un'emergenza, invece di usarle come energia per il corretto funzionamento del vostro corpo.
Per cui queste due cose vanno di pari passo. La riduzione controllata delle calorie porta a non deviare l'organismo su comportamenti di emergenza ed allo stesso tempo ci permette di controllare in maniera migliore le nostre funzioni vitali. Ma per tornare alla risposta che vi ho dato inizialmente, e cioè che dovete conoscervi meglio, come sapere il vostro fabbisogno energetico? Bene, ci sono delle formulette semplici che potete trovare anche su internet e che vi danno in linea di massima il vostro valore metabolico, oppure potete rivolgervi a un professionista. Io ad esempio fra i miei servizi che offro c'è anche l'analisi ad esempio del diario alimentare, che permette, oltre a capire il vostro fabbisogno energetico, anche le eventuali carenze o gli eccessi di macro e micronutrienti necessari e di come correggerli. Ma comunque, partendo dal presupposto che vi ho dato inizialmente, e cioè che siamo tutti diversi, dovreste prendere in considerazione questi valori che vi do in realtà come una maniera generale, per cui per una popolazione media. In ogni caso possiamo dire che il fabbisogno energetico si divide in tre differenti aree. Il primo è il vostro metabolismo basale. Questo influisce circa il 70% delle calorie totali ed è il dispendio energetico che il nostro corpo ha nel farci vivere, farci respirare, fare muovere gli organi interni, tenerci caldi, facendo funzionare tutti i processi cellulari, enzimatici e metabolici. Poi un altro 10% è dato dalle calorie che il nostro corpo utilizza per i processi digestivi. Questo viene chiamato effetto termogenico degli alimenti. Infatti, ogni volta che ingeriamo qualcosa, questo alimento deve essere digerito. Queste operazioni richiedono energia e quindi una richiesta calorica per funzionare correttamente e fare sì che gli alimenti vengano correttamente digeriti e poi infine assimilati. Infine, l'ultimo 20% è dato dalla somma delle nostre attività di movimento, siano esse sportive che non sportive, per cui passeggiare, studiare, andare al lavoro, ma anche andare a correre, a giocare a calcio o andare in palestra. L'energia richiesta è circa il 20% di quella totale. Per cui capire quante sono le calorie richieste dal nostro corpo è una cosa fondamentale. In linea di massima, qui vi do una formuletta per calcolare a spanne di quante calorie abbiate bisogno. Ma come detto, per essere più precisi ci vorrebbe un'analisi fatta da un nutrizionista o da un dietologo, perché entrano in gioco altezza, attività fisica, patologie in corso e tante altre variabili. In ogni caso, per gli uomini potete considerare il vostro peso moltiplicato per 23. Otterrete così il vostro metabolismo basale. Poi, in base alla vostra attività fisica, potete aggiungere fra il 25 e il 45% in più a questo valore per avere il metabolismo totale. Per fare un esempio, io peso 72 kg e faccio attività fisica blanda con i pesi in casa dalle 4 alle 5 volte a settimana. Per cui 72 per 23 sono 1656 kcal di metabolismo basale. Aggiungo circa un 35% a questo valore, per cui mi trovo a circa 2235 kcal totali. Se volessi perdere peso, dovrei eliminare circa il 15% di queste kcal, che significherebbe 335 kcal. Per cui per fare il totale non dovrei ingerire più di 1900 kcal al giorno. Per le donne il discorso è praticamente identico, ma invece di moltiplicare per 23, dovreste usare 20.7 come valore di riferimento. Per cui se io fossi donna, con un 72 kg di peso, il mio metabolismo basale sarebbe 72 per 20.7, 1490 kcal. A questo valore sarebbe da aggiungere la percentuale fra il 25 e il 45% in base alla vostra attività fisica. Ve lo dicevo che era solo complicato nel concetto, ma poi in pratica è abbastanza semplice. Ultimo tassello mancante qui è la composizione dei pasti. Si parla spesso, e lo faccio molto spesso anch'io, di carico glicemico e di indice glicemico per poter dimagrire. Però il concetto non va mal interpretato. Il fatto di voler evitare continui picchi insulinici è solo perché si può portare l'organismo ad una insulinoresistenza e per cui possibilità di sviluppare diabete, ma anche perché se il rilascio insulinico è graduale si mantiene abbada di più la sensazione di fame. E poi il pericolo di mangiare troppo e soprattutto male viene ridotto. Per cui un fattore fondamentale è quello di avere una maggiore densità nutrizionale. Gli alimenti della nostra alimentazione devono essere scelti con cognizione di causa. Un modo per poter creare un deficit energetico salutare è quello di trovarsi nella situazione di non dover introdurre calorie vuote o eccessivamente sbilanciate. Ricordate che i grassi dell'olio d'oliva fanno bene, ad esempio, ma se versate una fontana di olio d'oliva sulla vostra insalata, solo un'enorme quantità di chilocalorie aggiunte. Un cucchiaio colmo di olio d'oliva, per fare un esempio, contiene all'incirca 110 chilocalorie, che sono le stesse calorie che contiene una banana media. Per cui potete capire che l'organizzazione dei pasti è fondamentale anche per evitare sovraccarichi calorici. Conoscere se stessi vuol dire anche questo: sapere quando e dove fermarsi con le cose, sapere cosa ci piace e saper dosare gli alimenti durante la giornata o la settimana per poter donare al nostro corpo le calorie necessarie, ma che siano anche densamente complesse.
Un'alimentazione che ci apporti sali minerali, vitamine, carboidrati, grassi e proteine nelle giuste proporzioni. Come dicevo all'inizio, ogni persona è diversa, per cui per ogni persona c'è un metodo, uno stile alimentare, un'alimentazione ottimale per perdere peso. Questo ci permette di mangiare anche di più, ma con cibi densamente meno calorici, come ad esempio la verdura, con alto potere saziante, come ad esempio i cereali integrali, che sono tasselli da tenere sempre, sempre in considerazione per una perdita di peso fatta bene e soprattutto che perduri nel tempo. Bene, se ci sono argomenti che vogliate che io tratti sul canale, fatemelo sapere per favore lasciandomi un commento qui sotto e risponderò a tutti voi. Oppure potete anche chiedere inviandomi un'email al mio indirizzo che come sempre è info@healthmefood.com. Vi ricordo che tutti quanti potete anche seguire solo i miei audio podcast, sia su iTunes che su Spreaker che su Spotify. In questo modo potete ascoltare i miei contenuti anche attraverso l'uso del solo audio mentre fate dell'altro. Inoltre, come sempre, potete seguirmi anche su tutti i social, sono presente su Facebook, Instagram e anche su Twitter. E come vi dico spesso, sto cercando di crescere il più possibile su questi social networks in modo da poter portare il mio messaggio salutista a più persone possibili. Per cui, condividere questo video è una delle cose che potete fare per aiutarmi a fare crescere il canale e a far raggiungere questo scopo che è quello di informare più gente possibile. Se poi non volete neanche perdervi i miei video successivi, vi ricordo che potete iscrivervi al canale e cliccare la campanella delle notifiche. Userete solo un secondo della vostra vita e non vi si consumeranno i polpastrelli. Per scoprire chi io sia e di cosa mi occupi, potete sempre visitare il mio sito di internet www.healthmefood.com. Anche per oggi vi lascio andare, ma mi è rimasta la cosa più importante da dirvi, che è eat well, live well and smile. E ci vediamo alla prossima. Ciao!